Signore Dio, non è possibile. Gramsci, Antonio Gramsci. È quello il mio posto? Il regolamento. Ti hanno raccomandato di impararlo a memoria, immagino. Già. Non puoi ricordarti di me. Ci siamo conosciuti dove? A Milano. A Milano? Sì, ora ricordo, certo. Ora che ci sei anche tu, potremmo costituire il collettivo politico. Ma dacci notizie di fuori. Terracini, Scoccimarro, dove li hanno mandati? Il partito, l'internazionale, che cosa si farà? Prima datemi notizie di qua. Sì, sì, hai ragione. Dunque, Antonio, siamo più di 28 qui a Turin. Sì, ma con gli ultimi arrivati. 28, contando anche gli anarchici. No, senza contarli. Li vedrai tutti più tardi, nel cortile di Passeggio. Ormai è quasi qui a Turin il passeggio è 2 volte al giorno, 3 ore in tutto. Per noi politici un cortile a parte. Non abbiamo mai contatti con i comuni. Come regime carcerario si è visto di peggio. Come casa di cura, no. La chiamano casa penale di cura, ma non ti curano proprio per niente. Dici tu, che speranze ci sono? Quando ce la faremo? Quando credi che finirà il fascismo? 2 anni fa, al Comitato Centrale. È vero, me lo disse Terracini. Tu facesti un discorso per spiegare che la fine del fascismo non è ancora vicina. Sei ancora di questo parere? No, non è possibile. Non è possibile che Antonio Gramsci abbia parlato così. Ne parleremo. Abbiamo tanto tempo per discutere. Per quel che mi riguarda, 20 anni. Non li farai. Non ne faremo tanti. Pensi? Il fascismo ha i mesi contati. Sta riducendo tutti in miseria. C'è malcontento. Il popolo si solleverà. Tutti ne siamo convinti. Ne parleremo. Se volete, ne parleremo. Abbiamo tanto tempo. Stia tranquilla, signora Perentoni. Turi è definita una casa di pena speciale, nel senso che non è un penitenziario, ma un ospedale. Dove mandano soltanto gli ammalati? Sì, almeno così mi dicono. E questo offre molti vantaggi, e non solo dal punto di vista dell'assistenza medica. C'è più libertà, e il vitto, le celle sono migliori. Domani un nostro compagno rientra in Italia. Se volete affidarci delle lettere, possiamo fare in modo che siano recapitate al più presto. Posso tornare domattina per le lettere? O subito, se credete? Subito, subito. Ci penso io.
sei tu. Se tu sapessi che tormento è l'insonnia. Ormai è questione di giorni e ti cambieranno di cella. Così almeno avrò finito di disturbarvi. Senti, devo dirti una cosa. Ora che mi hai svegliato, so che non riprenderò più sonno. Parliamo. Se vuoi. È quasi un mese che non facciamo che parlare. Ma tu hai un modo che mi fa venire voglia di starti a sentire ancora. Ma forse sono le cose che diciamo più che il modo. Senti, ma è vero che all'ultimo comitato centrale hai espresso dubbi sulla prospettiva rivoluzionaria in Italia? No, cioè, fateci sentire anche a noi, oppure lasciateci dormire in pace. Dormiamo, è meglio. Allora, chi è di guardia al terzo? Brighiamoci, che dobbiamo cambiare di cella il 7047. Disgraziati, sempre a giocare a carte stanno. Con me. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. Voi svelti, lavate il corridoio. Adesso vi insegno una cosa. Ecco qua, niente puzza col fuoco. Il fuoco caccia via la puzza. Poi, anche tenendo i buglioni in cella, l'aria sarà pulita. Nemmeno sui monti di Santo Lussurgio così pulita. Questa è sapienza. Pratica, signor onorevole, soltanto pratica. Ma ditemi, è da molto che state dentro? Fate voi i conti. Siamo al 29, 11, 18 anni di questa vita. Tutta una vita, signor onorevole. Fine pena mai. Ergastolo. E di cosa vi accusano? Storia lunga. Ma voi lo sapete come vanno le cose. A stoccata, stoccata e mezza. Voi lo sapete. Stoccata e mezza, a stoccata. Una storia così. Ed eccomi ridotto
Era un uomo forte. Adesso paglia senza grano. Meglio malamente vivo che morto. Comunque, signor onorevole, di quelle del mio processo. L'avvocato di accusa. Andato. Tre testimoni a carico. Andati. Malattie. Disgrazie. Allora hai finito, andiamo. Andiamo, andiamo. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. Carissima Tania, sono assillato, e questo è un fenomeno proprio dei carcerati, credo, da questa idea che bisognerebbe fare qualcosa für ewig, per sempre. Insomma, vorrei, secondo un piano prestabilito, occuparmi intensamente e sistematicamente di qualche soggetto che mi assorbisse e centralizzasse la mia vita interiore. Febbraio 1929. Note e appunti. Argomenti principali. Primo. Teoria della storia e della storiografia. Secondo. Sviluppo della borghesia italiana fino al 1870. Terzo. Formazione dei gruppi intellettuali italiani. Svolgimento, atteggiamenti. Quarto, la letteratura popolare nei romanzi d'appendice e le ragioni della sua persistente fortuna. Quinto.
Guardia, Bugliolo. Salut, Bianco. Salut, les autres sont déjà là? Ouais, ils sont déjà là, ils t'attendent. Vas-y, dépêche-toi. D'accord, d'accord. Scusate il ritardo. D'accordo, d'accordo. Io insisto. Ma secondo voi Gramsci cosa sa? Cosa può sapere della nuova linea dell'Internazionale? E soprattutto delle resistenze che si sono avute all'interno del partito e delle lotte interne che si sono svolte per abbattere queste resistenze. Ne saprà quanto può saperne in quelle condizioni di isolamento totale. Certo, in modo frammentario, casuale. E non va bene. Attraversiamo un momento difficile di lacerazioni all'interno del partito, di rotture. E lasciare Gramsci... D'accordo. D'accordo. Ma come uscirne? Uno che entri in Italia. E chi? Il professor Sraffa. Potremmo chiederlo a lui. Inutile. È andato a Milano e gli hanno negato il permesso di colloquio. Non è un parente. Gennaro. Il fratello Gennaro. È uscito dall'Italia nel 22. È incensurato, dimenticato. Non può destare sospetti se va a trovare il fratello in carcere. È indispensabile sapere il parere di Antonio. Non sappiamo neppure se è al corrente dell'espulsione dei tre dal partito. È un'idea. Ma come facciamo a trovarlo? Sta qui tra gli emigrati, senza avere rapporti con noi da ormai molti anni. Proviamoci almeno. So che lavora a Bruxelles. Posso provare io a trovarlo. Tolta l'idea di Gennaro Atturi, non vedo altra soluzione. Credo anch'io che questa sia l'unica strada praticabile. D'accordo. Facciamo così. Lei è la sorella di Giulio? Tatiana, sì. Ben arrivato. Tutto è stato così difficile. Mi ha fatto una grande impressione essere tornato di nuovo dopo tanto tempo qui in Italia. Ehi, ehi, dico a voi. Guardi che la stanno chiamando. È vostra questa valigia? Sì, è mia. Me la dia. Me la dia. Ecco, grazie. A nient'altro? No, nient'altro. Ha fatto buon viaggio? Sì, grazie. Arrivederli. Arrivederci. Arrivederci. Il problema è che i clarini non entrano mai in tempo. Allora, domani festa, eh? Vi siete preparati? Molto bene, signora, molto bene. Salute, signora. Stia attento, arriva la padrona. Grazie. Leonetti era molto affezionato a Nino.
Presso anche lui, moltissimo. Ravazzoni, non so, non ricordo. Ma almeno rimarranno nel partito. Ma che? Già cacciati. A marzo buttati fuori dall'ufficio politico e dal comitato centrale. La settimana scorsa espulsi dal partito. Avevano posizioni di rilievo? Sì, dirigenti di primo piano. Presso capo dell'ufficio d'organizzazione. Ravazzoli, capo del movimento sindacale. Leonetti, dirigente della stampa illegale. Tutto a posto? Sì, molto buono. Il loro gradimento? Grazie. Bene. Nino, credo di poter dire di conoscerlo bene. Si deprimerà, ne sono certa. Queste continue lacerazioni fra i suoi compagni, il quadro che lei me ne fa di pettegolezzi incrociati, di calunnie, di persecuzioni meschine, tutto ciò lo sconvolgerà. La lotta è dura, ma non è che quelli si fermano alla mezza misura, o sulla linea dell'internazionale o fuori. Lì a Parigi la situazione è questa oramai. Ricordo Nino a Roma prima che andasse al congresso di Lione. Le sue idee politiche erano molto lontane da quelle di Bordiga. Eppure su Bordiga mai una cattiva parola. Ma certo che a Nino questa disamistade fra compagni non è che gli farà piacere. È molto giù, dorme poco. Lo suppliziano con i rumori. E poi da Ghilarza lunghi silenzi. Da Mosca in un anno una sola lettera di Giulia. Lui ne soffre. Ma Giulia è molto malata. Molto più malata di quanto Antonio sappia. È ricoverata in clinica con un esaurimento grave. Non ho ancora avuto il coraggio di dirglielo. Nannaro, quanto tempo. 8 anni. 8 anni che non ti vedo. Ne sono successe di cose, eh? Già. Ma da dove vieni? Belgio. Charleroi. E stai lì? Ora lì. Dopo anni a girare. Ma perché tanto girare? Così. Andando dove la fame ti porta, no? È casa nostra, come seminata a sale. Io te l'immagini la vita qua. Di Mario niente più notizie. L'ultima volta a Milano 2 anni fa abbiamo rotto. È ancora fascista, lo sapevi? Carlo è disoccupato. Alla prima diminuzione di personale lì alla cremeria di Macomer, col cognome che porta. Fuori, licenziato. Hai visto gente all'estero prima di venire? Oh no, puoi parlare. Pero Antiogo. E dei neosese? Paoli Latino. Ehi, Deo de Ghilarza.
Casi paesanos, eh? Mi sono piccolo. Ho avuto incarico. Permetti, presso. Sono. Sì. Sono stati espulsi. Espulsi, sì. No, no, Malusa, aspetta un momento. Questo è il mio servizio. Sì, va bene, va bene. Tutti suscettibili. Linea sbagliata, sbagliato tutto. Troppi residui di massimalismo nel nostro partito. Si parla di rivoluzione a vuoto, senza una precisa cognizione di ciò che occorre per compierla, dei mezzi per raggiungere il fine. Non si sanno adeguare i mezzi alle diverse situazioni storiche. Si è più propensi a fare delle parole piuttosto che dell'azione politica. Sognano se davvero pensano che la caduta del fascismo corrisponderà una presa del potere immediata da parte nostra. E questo che devo riferire? Sulla base delle informazioni che ho, di quel poco che so, sì, la mia posizione è questa. Tatiana, come l'hai trovata? Ma pensieri non gliele mancano, poverine. È qui a Turi da gennaio, 6 mesi. Non si riguarda. E se si ammala? Mi ha detto di Giulia. Cosa di Giulia? Sta in clinica. Una malattia nervosa. È molto malata. È molto malata. Lotta per la conquista dello Stato, la guerra manovrata,
e la guerra di posizione. Ecco, da qui devo partire. Già Lenin aveva compreso che occorreva un mutamento. Dalla guerra manovrata, quella applicata vittoriosamente in Russia nel 17, alla guerra di posizione, la sola possibile in Occidente. Ecco, devo far capire che l'esperienza insurrezionale russa è irripetibile in Occidente oggi. Lì fu possibile l'attacco fulmineo e rapidamente risolutore perché la società russa era primordiale, era gelatinosa. Lo Stato zarista non si reggeva sul consenso dei governati. Ecco, vorrei attirare la vostra attenzione su ciò. Lo Stato zarista non si reggeva sul consenso dei governati. In Occidente, invece, la direzione morale ed intellettuale della borghesia ha procurato alla forma liberale dello Stato il consenso di masse enormi di cittadini. Figuratevi allora lo Stato in Occidente come una trincea avanzata dietro cui sta una robusta fortezza di casematte. Questa robusta fortezza di casematte che cos'è? È il modo di vivere e di pensare, le aspirazioni, la morale, il costume, che la maggioranza dei cittadini ha fatto propri ed ha fatto propri conformandosi alla concezione del mondo diffusa dalla classe dominante borghese. Come metterla in crisi, questa robusta fortezza di casematte? Come occuparla? Occorre che l'esercito assalitore, l'esercito proletario, sia ideologicamente agguerrito, abbia cioè da opporre alla concezione di vita borghese un'altra sua concezione del mondo, una nuova morale, una nuova idealità, un nuovo modo di vivere, di pensare, un diverso modello di vita. Solo così molte casematte cadranno. Dileguerà il consenso alla forma liberale dello Stato e il nuovo Stato, il nostro Stato, nascerà sorretto dal consenso della maggioranza dei cittadini. Guardia, guardia, cancello! Eccomi, eccomi! Avanti, forza, muovetevi! Dentro, dentro! In cella, svelti! Svelti, ho detto, forza! In cella, su! Avanti, avanti! Che ne pensi? Che vuoi che ti dica? Frasi generiche ma pericolose, deve stare attento a quello che dice. Cosa ne hai capito di quello che diceva stamane? Il lavoro politico per la conquista delle masse. E intanto? Intanto cosa? La rivoluzione. Quando? Quando è matura. Questa è pratica del rinvio. Lavorare politicamente per la conquista delle masse non è attendismo. Non è pratica del rinvio. No, il discorso di questa mattina è pericoloso. È fuori dalla linea del partito. Vedi, Antonio, il dilemma storico davanti al quale si trova oggi la società italiana non è tra un capitalismo progressista, detto altrimenti democrazia borghese, è un capitalismo che regredisce verso il Medioevo, cioè il fascismo. Ma forse che io ho mai detto questo? Lasciami continuare. Il dilemma è tra la dittatura del capitale e la dittatura del proletariato. Ed è per questo che il proletariato pone la sua candidatura a succedere immediatamente al fascismo, con le sue proprie forze, dicendo no a socialfascisti, a liberaldemocratici e a chiunque, dico chiunque, voglia impedirne
o imbrigliarne lo slancio rivoluzionario. Vizio antico, l'astrattezza e il verbalismo rivoluzionario. Noi possiamo e dobbiamo svolgere un'azione comune con i partiti che in Italia lottano contro il fascismo. Antonio, no. E invece sì. Le prospettive rivoluzionarie in Italia devono essere fissate nel numero di due, la prospettiva più probabile e la prospettiva meno probabile. Ora, secondo me, la più probabile è una fase di transizione democratico-borghese. E la tattica del partito deve improntarsi al raggiungimento di questo obiettivo, senza tema di apparire poco rivoluzionario. Antonio, scusami. Vengo ora in carcere. Conosco molto bene la direttiva del partito. Il partito esclude la prospettiva di una cosiddetta fase intermedia, di un periodo di rivoluzione democratico-borghese che preceda lo sviluppo della rivoluzione proletaria. Compagni, compagni, attenti alle parole. Dobbiamo discutere e riflettere insieme. La cappa di piombo del fascismo ha inevitabilmente prodotto un disorientamento diffuso, una depressione dello spirito di combattività di strati non indifferenti della popolazione. In queste condizioni, a cosa aspirano vasti strati se non alle libertà perdute? Pretendere un passaggio diretto dalla tirannide fascista alla dittatura del proletariato è semplicemente cadere in un peccato di schematismo. Ma nessun schematismo. Ma perché schematismo? Il solo modo di lotta oggi contro il fascismo è la lotta contro il capitalismo, contro la borghesia, contro i partiti borghesi tutti. Battere insieme fascismo e socialfascisti per la rivoluzione proletaria ora e non tra un millennio. Mettiamocelo bene in testa. Parole vecchie. Non vecchie. È la direttiva. Vecchie ugualmente. Soggettivismo di sognatori. La realtà è quella che è, non come te la immagini. Anche nella migliore delle ipotesi, il partito non potrà contare che su di un massimo di 6.000 attivisti. Secondo, non l'isolamento settario è la tattica più conveniente, ma la ricerca delle alleanze di classe. Terzo, i contadini arretrati e la piccola borghesia scontenta del suo stato sono guadagnabili ad un'alleanza con la classe operaia, ma solo per il raggiungimento di un obiettivo intermedio. Questa è la realtà. Il partito dovrà trovare una parola d'ordine coerente alla situazione com'è. Una parola d'ordine capace di mobilitare tutte le forze antifasciste. Ma questo è fuori dalla linea. Non è più comunista. Inutile che tu lo difenda. Non è più comunista. E piantala, va. Parla come un socialfascista. È diventato crociano. Crociano per opportunismo. Ma chi sei tu? Che ne sai? Ma che stai dicendo? Crociano. Vergognati. Anziché discutere, precipitiamo nel pettegolezzo, nell'insulto. Però ha ragione. Fosse operaio Gramsci, invece che intellettuale, non parlerebbe come ora sta parlando, eh? Ma se persino difende le guardie? Non capisci un accidente, tu. Sono ex contadini, questo dice. Non sono loro i diretti responsabili delle durezze della vita carceraria. La verità è che i suoi privilegi, la cella da solo, i libri, l'occorrente per scrivere, lui a questi privilegi non ci vuole rinunciare. Ma la volete piantare? Ma non vedete in che condizione di salute è? State perdendo la testa. No, siete voi che negate l'evidenza. La sua è una posizione antipartito. È deviazionismo, è tradimento ideologico. Noi abbiamo il dovere, dico, di comunicare al partito la sua azione disgregatrice. Basta! Ma come? C'è stata una giusta epurazione, Forillonetti, Tresso, Ravazzoli. E lui perché no? Perché non dovremmo buttarlo fuori dal collettivo? Sbatterlo fuori dal cortile di passeggio? Basta! Hai capito? Ah, basta! Ti ammazzo! Fermi, compagni! Sì. Su, lasciami! Fermi, compagni! Fermi, compagni! Compagni, per Dio! E smettiamola di fare i ragazzini. L'unica cosa giusta che rimane da fare adesso e avvisare il partito, nient'altro.
Non vieni? No. Il tuo ciclo di lezioni. Vorremmo che lo proseguissi. No, so bene quello che accade in tutte le celle. Non più discussioni politiche, solo apprezzamenti assurdi e risse. Il mio ciclo mirava a formare quadri nuovi, non a produrre divisioni fra i compagni. Se il risultato è la rissa, non voglio divisioni. Se questo è il risultato, smetto. Chiuso. Chiuso in questo senso, almeno. Ma noi vorremmo discutere. No, niente più discussioni. Non discuto più niente. Basta! L'animo vostro, la riconoscenza e la fedeltà di Torino, che anche quest'anno saprà meritare l'alto riconoscimento della sua opera assistenziale. Qui all'ingotto batte il cuore di Torino operaio. Dal nostro cuore si leva con l'entusiasmo le viva la rinnovata Italia e dal suo voce. Viva Benito Mussolini! Alessandro fu Alberto, provenienza ergastolo di Santo Stefano, condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato alla pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione, alla interdizione dei pubblici uffici, a 3 anni di vigilanza speciale e al pagamento delle spese processuali. Firmate qua. Potete andare. Senti la circolare del Ministero dell'Interno. Il noto socialista Pertini Alessandro fu Alberto ha tenuto un contegno altezzoso e sprezzante e dopo la sentenza ha emesso il grido viva il socialismo ed abbasso il fascismo. D'ordine del Presidente è stato immediatamente allontanato dall'aula. Allora, come stai? Meglio, la febbre è scesa. Come ti senti? Un pochino meglio. Sì. Mi raccomando. Mi raccomando, ma se non... No, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, la bambina sta migliorando. E la febbre è quasi passata, sai? Eh sì, e anche la polizia, sai, non...
non si fa più vedere. Ecco, il resto te lo daranno dopo la verifica. Questi mi hanno permesso di consegnarteli di persona. Sono bulbi e semi. Ho scelto tutte piante che mi sembrano, insomma, penso debbano andare bene con questo clima. Ma non ho mica un parco. Posso al massimo contare su un pezzetto di terra, così. Quando parti? Ho intenzione di fermarmi, te l'ho scritto. Non lo fare. Per qualche mezz'ora di colloquio ogni tanto. Perché? Ho proprio bisogno di un periodo di riposo. Qui c'è un buon clima. Ci spende poco. E poi ci sei tu. Hai scritto a Giulia? No. Giulia non scrive e questo mi mette in un certo disagio che non so superare. Non ho suscettibilità meschine, ma a volte penso che se Giulia non scrive, questo può dipendere anche dal fatto che non ha piacere di ricevere mie lettere e notizie. Ma via, che dici? Giulia è stata molto male. Potevo preventivare i colpi degli avversari che combattevo, ma non potevo preventivare che dei colpi mi sarebbero arrivati anche da altre parti, da dove meno potevo sospettarli. Silenzio di Giulia. Silenzio di Giulia. Il silenzio di Giulia, te l'ho spiegato il perché. E in ogni caso ci sono io. Ci sei tu. È vero, certo. Sei molto buona. Ti voglio molto bene. Ma queste... queste non sono cose in cui valga la sostituzione di persona. Carissima, Giulia cara, mi dibatto tra il sentimento di un'immensa tenerezza per te, che mi appari come una debolezza da consolare immediatamente con una carezza fisica, e il sentimento che è necessario da parte mia un grande sforzo di volontà per persuaderti da lontano con parole fredde e slavate, che tuttavia tu sei anche forte e puoi e devi superare la crisi. Penso che la nostra più grande disgrazia è stata quella di essere stati insieme troppo poco, sempre in condizioni generali anormali, staccate dalla vita reale e concreta di tutti i giorni. Dobbiamo ora, nelle condizioni di forza maggiore in cui ci troviamo, rimediare a queste manchevolezze del passato, in modo da mantenere alla nostra unione tutta la sua saldezza morale e salvare dalla crisi ciò che di bello c'è pure stato nel nostro passato e che vive nei bambini nostri. Ti pare?
È roba di stagione. Da quanti giorni ha la febbre? Da qualche settimana, dice. Ah, niente. Fenomeni nervosi. Faccia vita normale. Ecco qua. Non preoccupatevi, non è niente. Prendete un po' di chinino, vi farà bene. Ma dottore, cosa c'entra il chinino? Io sto male. Tutti questi rumori, io non dormo né giorno né notte. Quello che combina il corpo di guardia, questi rumori... Non è affar mio. Il corpo di guardia non dipende da me. Sono tutti uguali. Grazie. Cara mamma, ho ricevuto la lettera che mi hai scritto con la mano di Teresina. Mi pare che devi spesso scrivermi così. Tu non puoi immaginare quante cose io ricordo in cui tu appari sempre come una forza benefica e piena di tenerezza per noi. Tutta una vita tribolare è andata via così, pensando a me. A Nina è meglio non dirgli nulla. Quando si rimette, magari. Lo capirà non ricevendo più lettere dalla mamma. Gli scriviamo noi intanto. Gli diciamo che la mamma sta male. È morta, no? Per ora almeno. Allora dobbiamo avvertire Tatiana che non dica niente a Nina. Cara mamma, se ci pensi bene, tutte le questioni dell'anima o del paradiso o dell'inferno non sono poi in fondo che un modo di vedere questo semplice fatto. Che ogni nostra azione si trasmette negli altri secondo il suo valore di bene e di male. Passa di padre in figlio, da una generazione all'altra, in un movimento perpetuo. Poiché tutti i ricordi che noi abbiamo di te sono di bontà e di forza, e hai dato le tue forze per tirarci su, ciò significa che tu sei già, da allora, nell'unico paradiso reale che esista, che per una madre penso sia il cuore dei propri figli. Vedi cosa ti ho scritto. Come stai, Antonio? Stanco. Non lasciarti andare. Reagisci. Con la mente ti segue. È il fisico che non mi dà retta. Ma il fisico poi si rimette a posto. Ho paura che dovrete continuare senza di me. Ma voi ce la farete a vedere la fine del fascismo. E il dopo. Avrei voglia di iniziare una discussione con te che durasse mesi. È tanto tempo che sto zitto, avrei tante cose da dire. Parliamo se vuoi. Un giorno forse. Arriva poco da fuori e non tutto mi è chiaro. Un giorno forse. Ho freddo, Sandro. Vieni. Ti aiuto a rientrare in cella. Sono entrato ormai in una fase della mia vita che senza esagerazioni posso definire catastrofica. Ma devi reagire. Tania, Tania, ho fatto di tutto. Non ho trascurato nulla. E l'ottimismo della volontà, lo vedi che non dimentico? Ah, sì. Mi pare che se trascurassi qualcosa, ciò in un certo senso equivalrebbe al suicidio e non voglio. Ma continuando a stare qui, in carcere, la candela s'abbassa. Carlo mi disse di quel tentativo grande. Lo scambio dei prigionieri? Sì. Tra il Vaticano e l'Unione Sovietica? Già, pareva. Mi si era fatto credere che la cosa fosse possibile.
Tania cara, mi sento così svuotato. È una stanchezza senza fine. Antonio, Antonio, sentimi. Probabilmente riuscirò ad ottenere un permesso per farti visitare da un buon professore. Ho pensato io stessa ad inoltrare la domanda. Potrà servire. Una diagnosi precisa, terapia adeguata. Ma non è il carcere il luogo più adatto per un'applicazione terapeutica. Signorina. Sì? Dica a suo cognato che ora avanza di fare la cosa maggiore. La cosa maggiore? Che cos'è? Deve dire a suo cognato, signorina, la cosa che abbiamo detto in amministrazione. Già capisco. Si tratta di fare istanza di grazia, non è vero? Ecco una forma di suicidio. Sì, fare istanza di grazia è scegliere una forma di suicidio piuttosto che un'altra. Ma è cosa ben vecchia. Onorevole Gramsci, occorre un radicale cambiamento delle condizioni d'ambiente e senza la vostra disponibilità. Disponibilità? In che senso? Ho detto cambiamento radicale. Radicale. E questo cambiamento è possibile soltanto con la domanda di grazia. Professor Arcangeli, non insista, la prego. Lesioni tubercolari al lobo superiore del polmone destro, arteriosclerosi. In questi ultimi 5 mesi è dimagrito di 7 kg. E lei per tutta cura gli somministrava un po' di chinino. La vostra, perdonatemi, è reazione emotiva. Non credo di meritare un giudizio così sommario. Constato soltanto che l'onorevole Gramsci subisce le conseguenze della vostra incuria. Non potrà lungamente sopravvivere nelle condizioni attuali. Considero necessario e proporrò il suo trasferimento in un ospedale civile o in una clinica. A meno che non sia possibile accordargli la libertà condizionale. Andiamo, svelti. Ecco qua. Fra i danni e gli anni la persona si sfracella. E voi, signor onorevole, 4 anni e mezzo che vi conosco e non mi sembrate più quello. Senza cure, voi capite. Posso sedermi? Prego, sedete, sedete. Ma voi sempre scrivendo state. Nemmeno un cancelliere di tribunale ha mai scritto tanto a fine carriera. Grazie. Ma è vero, signor onorevole, che vi porto in un luogo giusto,
una clinica, un ospedale per curarvi. Così si dice, ma forse oramai è tardi, ridotto così. Signor onorevole, ma cos'è che fate da 4 anni e passa? Me lo avete detto voi, ricordate? Il povero, se ha l'ago, non ha il filo. Bene, cosa c'è qui dentro? Per il povero che ha l'ago, un tentativo di spiegargli come procurarsi il filo. Siete una testa voi. La disgrazia è che vi siete messo in un partito di poveri. Se stavate in un partito di ricchi, anche il ministro, ve lo dico io, facevate. Vedo che avete sempre la vostra riserva di buon umore. Finché campo. Signor onorevole, io invecchio e mi sfracello. Faccio vita di pidocchio in mezzo a crusca. Però, sapete quelle del mio processo? In questi ultimi 2 anni, altri 4 testimoni a carico. Andati. Il pubblico ministero. Andate anche quello. Malattia o disgrazia? Sempre disgrazia e morire. Ricordatevi, zampata di cavallo vecchio, fossa grande. Vi saluto, onorevole. Arrivederci. Hai bisogno di qualcosa? Non ti muovere. Senti, ti devo dire una cosa. Il corso dei miei pensieri non fluisce più normalmente. Ho perduto ogni reattività in senso razionale. Fino a poco tempo fa io ero, per così dire, pessimista con l'intelligenza, ma ottimista con la volontà. Oggi non è più così. Ma questo non vuol dire che io abbia deciso di arrendermi. Non vedo più nessuna uscita concreta e non posso più contare su nessuna riserva di forze. Ciononostante, come questa notte, ogni tanto la speranza riaffiora come un calabrone molesto e con la speranza il pensiero di mia moglie e dei miei figli. Vorrei che avessero un giorno la prova che io sono vissuto, che con tutta la mia volontà ha cercato di mantenermi vivo. Io vorrei che tu mi aiutassi a portare via con me i miei scritti, i miei quaderni. Non so come potrei fare, ma io ti prego. Si può fare. Stai tranquillo. So benissimo come ce la caveremo. Quando uno va via da questo posto, il giorno avanti viene portato al deposito perché sotto sorveglianza prepari il baule di tutte le sue cose. È spedito a parte. Io ti accompagnerò. Fatelo sedere, non sta in piedi. Porta un banchetto. Allora, dove butto la mappata? Accidenti, quanto pesa. Sono i libri, si sa. Allora, posso portare via la coperta? Lasciate qui.
Gramsci Antonio? Sì, è quello. Potete mettere dentro. Gramsci Antonio. Andiamo. Momiselli questa volta. Lasciate perdere, non vi fischiate. Anni che non vedevo che gli stessi tetti, le stesse muraglie, le stesse facce torve, nel vedere che durante tutto questo tempo il vasto mondo aveva continuato ad esistere, con i suoi prati, i suoi boschi, la gente comune, le grotte dei ragazzi, certi alberi, certi orti. Haben sie auf allen Gebieten jammervoll versagt. Ich weiß, dass sie nun diese Bewegung, die heute dieses Recht für sich in Anspruch nimmt, hassen. Ich weiß auch, dass sie uns mit schweren Vorwürfen beladen. Ihr habt vielleicht geglaubt, uns mit diesem blutigen Terror mürbe zu machen. Ich versichere euch, ehe noch zwei oder drei Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. Verwahren wir das für andere.
tanti svegli. Largo! Largo! Svelte, svelte con la sedia, non dormite. Ma chi è? Deve essere qualche personaggio importante. Popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero. Lo seconderà col suo lavoro. E lo difenderà contro chiunque con le sue armi. Carissimo Delio, mi sento un po' stanco, non posso scriverti molto. Tu scrivimi sempre di tutto ciò che ti interessa nella scuola. Io penso che la storia ti piaccia, come piaceva a me quando avevo la tua età. Perché riguarda gli uomini viventi. E tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo, in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano, e lottano e migliorano se stessi, non può non piacerti più di ogni altra cosa. Ma è così. Ne sarete voi degni? Professore, chiamate il professore. Professor Belloc. Professor Belloc. Adagio, al lato sinistro bloccato. Piano, fate piano. Attenti alla porta. Prego, sorella, allo stetoscopio. Professore? No. Il dottor Belloc fece capire alla suora che le condizioni del malato erano disperate.
tutta la notte passata senza che le condizioni si siano minimamente modificate. Alla mia domanda rivolta a Frugoni per sapere quali erano le vere condizioni del malato, egli disse che era gravissimo e che non poteva dirmi nulla, come non può dare alcun parere un architetto allorché la casa è crollata. Pareva che nel pomeriggio Nino respirasse un po' meglio, ma dopo 24 ore dall'attacco gli è ritornato un respiro eccessivamente penoso. L'ho sempre vegliato, facendo ciò che sapevo, bagnandogli le labbra, cercando di fargli ripristinare artificialmente il respiro allorché questo pareva volersi fermare. Ma poi venne un ultimo respiro rumoroso e sopravvenne il silenzio, senza rimedio. Era il mattino del 27 aprile. Le suore hanno voluto portare la salma in camera mortuaria. Quando venne Carlo, lo pregai di andare a cercare un fotografo e poi ho telefonato ad un amico perché mi mandasse un formista per prendere la maschera. Ehi, dove andate? Ehi, ciao! Non si passa. Mi lasci. Sono suo fratello. I documenti. Potete andare. Siamo sempre stati circondati da una folla di agenti e di funzionari del Ministero degli Interni. Ma abbiamo potuto vedere la salma.
siete fermati? Che succede? Alto, alto, dove andate con questo camion? Venezia, Venezia! Avanti, avanti, passate in fretta. Proseguite, presto!